Bella a tutti, ragazzi, sono Federico e bentornati sul mio canale YouTube. Allora, innanzitutto spero vi sia piaciuto il video della settimana scorsa, quello dedicato al mondo degli orologi. È un argomento di cui quasi nessuno tratta in modo fresco, potremmo dire, e aperto anche in maniera abbastanza giovane, aperta e giovane in Italia, quindi mi è sembrato interessante fare un video del genere. Li avevo già fatti in passato, ma saranno passati ormai 2 anni, erano fatti anche, insomma, con una produzione, quindi con telecamere peggiori, senza una regia come quella che abbiamo utilizzato nel video. E quindi spero che vi sia piaciuto e ne farò altri prossimamente, sempre sul mondo degli orologi. Anche perché è un mondo che spesso e volentieri vediamo, che ne so, gli orologi addosso ai rapper, ai calciatori, però comunque sì, c'è molta disinformazione su questo mondo fatto appunto di oggetti che comunque si hanno un mercato molto vasto e, come dicevamo appunto con Federico nell'episodio, hanno delle dinamiche per quanto riguarda gli orologi di secondo polso, ovvero la rivendita, molto simili a quelli del mondo reseller e sneakers. Detto ciò, comunque, partiamo subito dalle sneakers, appunto. Anzi, vediamo Nike, box rosso, Dunk Low Cost. Colorway azzurra e bianca. In realtà queste qui, con altre colorway che stanno venendo rilasciate in questo periodo, come ad esempio quelle nere e bianche, o ad esempio le football grey, che sono quelle high con quel colore tipo lilla, un po' lavanda e crema. Queste qua venivano in sizing da donna, quindi per prenderle io ho preso una taglia e mezzo in più rispetto alla mia taglia solita da uomo. Quindi se di solito nella taglia uomo porto un 8,5 US, in questa donna ho preso un 10. Molto bella con la colorazione azzurra e bianca. È un azzurro un po' diverso dall'azzurro, diciamo, UNC delle University of North Carolina, che troviamo sulle Jordan 1. È un po' più, come posso dire, un po' più pastello come tonalità d'azzurro. I ricami dietro sono gialli e anche le targhette sul davanti hanno il logo ricamato in giallo sul fondo. Questa è la prima scarpa del video di oggi. Dopodiché, appartenente praticamente allo stesso pack di Dunk, troviamo la UNLV, che sarebbe la University of Nevada Las Vegas. Colorazione era stata ripresa anche da Virgil per il suo pack di Dunk Low per Off-White. Infatti ce l'ho pure con gli lacci arancioni, prende la stessa scarpa. La pelle mi sembra di qualità un po' più inferiore, in realtà, un po' più plasticosa rispetto a quella utilizzata sulle quelle di Off-White. E lo schema di colori, rosso e grigio, riprende appunto i colori del college di Las Vegas, dell'Università Americana di Las Vegas. Prezzo retail, anche questo era 100 euro. E questo è il tipico sizing normale, diciamo, da uomo. Quindi ho preso un 8 e mezzo US. Passiamo poi però a questo punto, prima di farvi vedere le altre scarpe, perché non voglio gettarvi, vomitarvi addosso tutte scarpe tutte assieme, passiamo a questo puffer di Raven color cioccolato, molto bello. È un puffer dal fit croppato con elastico in vita, sta molto 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 bene indosso. Presenta all'interno un taglio parecchio figo, ovvero questo lining stampato in raso di poliestere con stampata una mappa delle stelle, e addosso sta molto bene, devo dire, come fit. È un fit un po' avveniristico, ricorda un po' alcuni puffer che aveva realizzato come, almeno come prototipi, Yeezy, oppure alcuni puffer di Balenciaga, tipo i tipici Shape. Appartiene un po' a quel mondo là, quell'estetica là, come fitting. Molto bello anche il logo gommato in 3D che troviamo qua. Il rilievo molto 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 bello. Ce n'è un altro, lo stesso logo, anche sul retro. Questo l'ho comprato dal sito Raven poco dopo Natale. Appunto, state a guardare, a controllare la loro pagina, che presto ci saranno altri drop. E tra l'altro, assieme al puffer, cosa fighissima, ti arrivava anche una borsa, una gym bag, una borsa da palestra, fatta anche questa in nylon imbottito, con due manici o una tracolla molto comoda. E anche qui abbiamo su entrambi i lati il logo, questo logo stampato in 3D di gomma con un mold, potremmo dire, debossed. Guarda che figo, entrambe le parti. Quindi molto comodo avere anche una borsa in più, insomma, molto sportiva, e che appunto si va ad abbinare col piumino di Raven.
veramente veramente figo. Quindi andate sul loro sito, sul loro Instagram, se non conoscevate già il brand. E dopo aver visto appunto il piumino del brand di Tommaso, di Raven, passiamo a questo bello pesante come unboxing. Si tratta della prima volta che vedrete, penso, su YouTube italiano, un pezzo della collezione primavera-estate 2021 di Louis Vuitton, disegnata da Virgil. In questo caso il primo pezzo che mi è arrivato è questa borsa, è una piccola keyhole, vedete la tipica shape, la tipica forma della keyhole di Louis Vuitton, con questa mascotte che è una dello show, appunto, primavera-estate 2021, l'avrete vista. Ma a me me ne ha mandato anche uno per l'invito, era un gadget tipo gonfiabile di questo pupazzetto vestito di Vuitton. Abbiamo il leather tag qui e poi ovviamente questa non ha i manici, però all'interno giustamente ci sta la tracolla e viene indossata come una borsa appunto a tracolla, ma anche abbastanza grande. Molto belli dettagli in pelle, la patchwork ricamata e anche questo dettaglio arancione sulla zip, che non si vede molto spesso, però a Virgil piace integrare il colore arancione fluo un po' dappertutto. Prendiamo appunto l'esempio delle Off-White che vi dicevo prima, oppure anche nella prima collezione che ha fatto le Louis Vuitton c'erano molte borse con dettagli arancioni, non erano qua nelle zip, ma ad esempio erano nell'hardware in metallo, insomma, quindi gli piace parecchio. Vi allego, non so se si vede bene, allego qua una foto da vicino della patchwork ricamata, appunto, della mascotte di Louis Vuitton per questa sfilata SS21. Prezzo di questa borsa stavamo sui 1800 euro, se non erro, perché non mi è arrivata, mi sono scordato la fattura, fatemi sapere poi che ne pensate nei commenti, ovviamente. Altra cosa che ci tengo a ricordarvi, ovviamente, di seguirmi su Instagram, trovate il link in descrizione, e anche su TikTok. Spesso ultimamente sto postando video su TikTok che, insomma, sono un po' più veloci e permettono di fare dei format un po' più simpatici rispetto a YouTube. Comunque, se sono video da 10 minuti e passa. Pezzo, altre sneakers per l'unboxing di oggi. Forse avete già visto le mie stories, questa l'ho unboxata nelle mie stories qualche tempo fa, però adesso la vediamo più nel particolare. Si tratta delle Dunk natalizie di Sean Cleaver. Sean Cleaver, tra l'altro, è uno dei fondatori di Strangelove Skateboards e non è un caso, perché appunto questa release come tema e come materiali riprende molto quelle Strangelove dedicate a San Valentino che sono uscite l'anno scorso. Abbiamo tutti i materiali che sono ottimi, abbiamo una pelle martellata qua, delle venature della pelle martellata, abbiamo i fori che non sono a raggiera come al solito sulle Dunk, ma riprendono la forma di un cristallo di neve, lacci metallizzati argentati che si possono sostituire con altri dorati per riprendere questo tema natalizio, poi c'è anche un altro laccio bianco, e all'interno, come nella Strangelove, abbiamo un sock liner in vellutino e dettagli di pelle argentata qui sul retro e pelle lamé specchiata, dorata, appunto metallizzata, sullo swoosh, da tanto quanto luccica. Il suede pure è molto bello, con questo colore azzurro slavato, molto più scarico rispetto all'azzurro qua delle Coast. E poi, altro dettaglio in comune con le Strangelove, abbiamo la suola che è completamente, potremmo dire, all'interno ingloba del glitter, quindi è una sola ice sole, quindi semitrasparente, in cui all'interno è stato inserito nella gomma, nel materiale, tutto glitter argentato e dorato, che va proprio a riprendere questo tema natalizio. Ultimo ma non meno importante, poi, se andiamo a estrarre la insole, andando a estrarre la insole, come vi dicevo, qua levo la pecetta, abbiamo questa scena molto divertente con due elfi aiutanti di Babbo Natale che creano giocattoli, potremmo dire, normali. Qua c'è un aeroplanino, qua c'è un cavallino e qua invece un terzo elfo di Natale che riprende appunto i colori della, vedete, l'azzurro della Sean Cleaver, che è anche sul berretto e sui guanti, che sta invece fabbricando dei giocattoli mostruosi. Qua abbiamo
un orsetto di peluche, un panda con le budella di fuori. Qua abbiamo un Jack in the Box a manovella con dentro un cobra. Poi qui che c'è? Ah sì, una bambola che al posto della testa ha di teschio, di lupo, una granata, un tentacolo di polipo, insomma. Appunto questa sarebbe la personificazione da elfo di Sean Cleaver, che appunto è la pecora nera della famiglia, diciamo, tra i vari elfi natalizi, che crea appunto giocattoli mostruosi. Tra l'altro il suo nome è anche qua sulla targhetta, leggete Cleaver sotto Nike SB, ed è veramente una delle, toccandola così, assieme, dato che questa comunque sta rilasciando nel 2020, perché per me è arrivata poco dopo i primi di gennaio, però è una release che ufficialmente è uscita attorno al 20 di dicembre, fa parte delle release migliori del 2020 in quanto a qualità, al pari appunto della Strangelove, perché l'attenzione ai dettagli è veramente ottima. Anche i pellami utilizzati, sia il suede che questa pelle martellata, molto più che sui dettagli e materiali utilizzati, che ne so, sulla Cactus Jack, su Travis Scott di Dunk, oppure le Chunky Dunky di Ben & Jerry, che però sono quelle che insomma tutti volevano avere. Qua la qualità veramente si sente ottima e non vedo l'ora di portarvi una foto, un outfit con queste Sean Cleaver. Veramente fighe. Tra l'altro, fatemi sapere a sto punto qual è la dunk che vi è piaciuta di più di questo video. Faccio vedere il triplete qua. E mi raccomando, aspettate le foto per come indossare queste dunk su Instagram, quindi su Instagram in descrizione, e anche sul mio TikTok. Vi ricordo poi che è ancora attiva anche la giveaway del sito del video degli orologi, mi andate a vederlo se non l'avete già visto, è il video pubblicato prima di questo qua, e fatemi sapere che ne pensate, appunto, se avete già visto quel video dedicato al mondo degli orologi girato con Federico di Wanted Watch. Direi che per oggi è tutto, spero di rivedervi presto qui sul mio canale. Ci vediamo prossimamente, da Federico è tutto, e bello a tutti, ragazzi.